Benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Gessinesi, siamo in diretta da Via Giacinto Francia. In questo preciso istante sono con diverse associazioni che si stanno esibendo in questo momento. Ascoltate in sottofondo, vi faccio vedere anche c'è alcuni elementi della banda diretta dal maestro Romolo Anastasia del Preludio. Abbiamo 5 elementi, scusate. In più abbiamo alle mie spalle, da questo lato, la Volley della Fortitudo. Ci sono i ragazzi che si stanno esibendo con cittadini dello stesso quartiere per Rioli in Festa. Abbiamo anche la presenza di Babbo Natale, guardate, con una bambina che vuole fare la letterina. Cosa vuoi da Babbo Natale, bambina? Ciccio Bell. Ciccio Bell. Mentre stanno eseguendo Jingle Bells, qui abbiamo anche alcuni, qui sono anche... Ha fatto la letterina per Babbo Natale? Certo, fai sentire cosa letterina. Vuoi. Cosa prendiamo per Babbo Natale? Cosa vuoi a Natale? Cosa vuoi da Babbo Natale? Non lo sa? Possibile? Nenuco. Ce l'ha, la richiesta, allora la letterina a Babbo Natale e poi ovviamente arriverà il regalino. Mentre qui ci sono anche gli amici che si stanno dimenando per la volley, salutiamo l'istruttrice. Ciao ragazzi, saltate. Dov'è l'istruttrice? L'istruttrice della Fortitudo, dov'è? Va bene, andiamo a cercare. Da questo lato il pubblico, ecco qua, salutate. Pubblico, salutate, fatemi vedere che c'è il pubblico. Oh, un bel po' di gente, abbiamo degli amici. Qui abbiamo anche la Schermatrani, guardate. Qui abbiamo anche la Schermatrani. Ragazzi, in diretta, un attimo, facciamo una breve intervista. Qui abbiamo Donato e Matteo. Donato e Matteo in diretta sono per la Schermatrani, per questa iniziativa di Rioli in Festa. Vogliamo spiegare cosa state facendo? Sì, stiamo facendo pubblicità anche per dare dimostrazione di uno sport che viene poco contato rispetto a... Magari... Beh, mica tanto, avete campioni! Abbiamo rispetto, campioni, proprio per questo credo che meriteremmo più pubblicità. E noi ne facciamo tantissimo. Schermatrani, dove si allena? Ci alleniamo presso la Chiesa dello Spirito Santo. Benissimo. E lunedì, mercoledì e venerdì, per chiunque voglia venire è benvenuto. Facciamo un gruppo che è iscrizione di un gruppetto, facciamo vedere questo gruppetto nutrito, eccolo qua. Questo è il gruppo degli amici della scherma, se vogliono provare a fare qualche assalto. Sì, sì. Provate, perché qui adesso in Via Giacinto Francia, Rioli in Festa, è abbastanza diffuso. Ragazzi, continuate, fateci vedere qualche vostra esibizione. Mentre qui abbiamo il nostro coach, si dice così nel gergo? Nel basket, sì. Il nome? Michele. Ciao Michele, ragazzi, facciamo una breve intervista. Fortitudo Basket ha un'area pure dedicata al mini basket e al mini volley. E chi altro dobbiamo intervistare? Un altro coach. Come si chiama? Carlo Montefalcone. In questo momento cosa stanno facendo i ragazzi? Stanno giocando 2 contro 2 in continuità. 2 contro 2 in continuità. Ovviamente abbiamo spiegato che voi vi allenate nelle scuole e poi ovviamente dove è possibile. Sì, ci alleniamo la maggior parte delle scuole, la maggior parte del tempo nelle scuole, perché i piccolini hanno bisogno di spazi, quindi non avendo gli spazi comunali ci alleniamo nelle scuole, nelle palestre scolastiche. Benvenuti alle scuole, tenetele bene, mi raccomando. Grazie, adesso andiamo al nostro altro coach. Benvenuto sulla diretta di Trani News. Buonasera a tutti. Vogliamo spiegare fammi tirare la palla così libero. Vediamo, il ragazzo. Dai, tira la palla. Vai, arriva. Eccola qua, tirato perfetto. Mentre i curiosi anche dal balcone stanno seguendo questa nostra iniziativa. Rioli in Festa, una bella iniziativa, come la intendi? Beh, una bellissima iniziativa sicuramente, anche perché questo rione non è mai stato, voglio dire così, oggetto di questa attenzione. Sì. Infatti iniziativa e ho voluto spronare è la stata gente una bellissima iniziativa e ne faremo delle altre. Ti faccio i complimenti. Grazie. E faccio i complimenti anche alle altre società. Speriamo di farne di più di queste occasioni, di avere più di queste occasioni. Non mancheranno. Soprattutto abbiamo anche l'estate. Abbiamo altre date, soprattutto quest'estate. Ma ben vengano. Già d'inverno, vedere tutta questa gente fuori che è già scesa per vedere questa iniziativa è già tanto. È una soddisfazione ed è un grande risultato. Continuate a seguirci. Complimenti a Fortitudo. Grazie alla Fortitudo. Qui abbiamo un sacco di atleti. Ragazzi, salutiamo.
saluto. Ciao ragazzi, ciao. Abbiamo Lilli a noi. Lilli, una diretta al volo, siamo ormai da questo lato. Buonasera a tutti. Benvenuta Lilli Basile della Fortitudo, ormai una colonna portante dello sport ed è anche un volto noto per chi ovviamente frequenta il parquet dei palazzetti. Sono tanti gli anni che ti distinguono, diciamo, per l'esperienza. Un po' di tempo fa. Abituata, ci siamo visti in tante occasioni. Sì. Questa poi tra l'altro mi diceva Montefalcone, credo Carlo, che sia il numero, sì. Carlo, che la vede una bella iniziativa questa per strada, perché avvicina molta gente e poi questa zona è anche un po' scoperta dall'area del basket in un certo senso. Sì, sì, diciamo che come dicevamo prima, con la chiusura di Papa Giovanni non c'è una palestra in cui poter fare attività, a parte credo la Cezza sia più vicino, Palumbo, non è Bovio. Utilizzabile. E Bovio è già un po' più vicina, un po' diciamo, più là, dall'altra verso zona. Il centro, però il fatto di animare il quartiere, il fatto di... Ne dobbiamo fare un po' più spesso di queste iniziative. Il allora. Fatto di permettere ai bambini e ai ragazzi di giocare per strada, perché ormai non ce lo nascondiamo, è una cosa che non si fa più. E poi, insomma, condividere. Condividerle con i bambini ci rende immensamente felici, ci grazie. Fa piacere. Voi stare qui. Voi vi allenate in qualsiasi scuola, come dicevamo. Noi, sì. Vogliamo ricordare eventualmente dalla pagina Facebook, allora, noi abbiamo come una pagina Facebook, venire in contatto con voi. Fortitudo Trani, alla quale può essere inviato un messaggio e richiedere tutte le info per i nostri corsi di mini volley e mini basket. Sono, per quest'anno insomma avete ampliato con sì, il volley, sì, da siete siamo diventati polisportiva. Polisportiva, quindi, abbiamo il volley, il basket e non ci dimentichiamo il settore baskin, che sarebbe il settore proprio per diversamente abili, inclusivo. Del 100%, dove dormo dotate disabili fanno attività. Perfetto. Lo facciamo in collaborazione con l'AGE, quindi sono già oltre 2 anni e mezzo. A gennaio partirà, tra gennaio e febbraio, il secondo campionato regionale Puglia di basket, quindi speriamo di far bene, di avere un riscontro. Sì. Noi vi invitiamo, anzi oltre ad oggi abbiamo altre date con Rioni in Festa, la prossima si terrà il 23 in Piazza Madre Teresa di Calcutta, abbiamo molto più spazio, lì non ci sarà l'obbligo di bloccare la strada, ma avremo abbiamo anche un po' stravolto uno la viabilità, però comunque dai, ringraziamo la grande disponibilità dei residenti, certo. Assolutamente no, però ringraziamo la disponibilità dei residenti che sono mostrati veramente comprensibili di questa nostra iniziativa, hanno pienamente appoggiato e si sono divertiti anche a loro ad aiutarci, ci ha fatto molto piacere. Insomma, noi per strada ci siamo sempre scambiati periodi più freddi, sì, anche sì, con l'albero bello ad oggi. Con le iniziative sul corso, dove abbiamo fatto una giornata forse immacolata, io dove ricordo c'era anche il gelo. Neve, in un certo caso. Il gelo. Ricordo anche la neve. Vabbè, comunque. Va bene. Noi siamo. Veniteci a trovare. Uscite da casa e veniteci perfetto. A trovare. L'invito è quello di venirci a trovare non solo oggi, ma anche nelle altre tappe di Rioni in Festa, che sarà sicuramente pubblicizzata tantissimo nell'ambito del sito del Comune di Trani, della pagina Facebook di Trani News, di altri portali che ringrazio per la disponibilità e la comunicazione. Grazie Lilli. Ciao a tutti. Io proseguo con le interviste, adesso vado a intervistare proprio i nostri musicisti che hanno esibito e sentiamo che strumento suonano. Tu sei? Rusa della Monica, sì. Che suona il flauto traverso. Da quanto tempo, Rosa? 6 anni. 7 anni, Rosa, che suona il flauto traverso, mentre poi abbiamo lei che è? Salve, Francesca Lettini, clarinetto e suona da 3 anni. Invece tu sei? Io mi chiamo Chiatto Salvatore Davide e sono al flauto traverso da 2 anni. Da 2 anni, mentre qua abbiamo un tamburellista, come ti chiami? Michele Cortesi. Come ti definisci, tamburellista? Io mi definisco percussionista, anche se sto facendo scuola di batteria da un paio di mesi. Chi è il tuo insegnante? Romolo Anastasia, qui abbiamo un altro, cos'è, un percussionista, rimanete qui che vi devo far fare una piccola session. Come ti chiami? Com'è? Alessandro, e invece tu che cosa suoni? I bonghi, quindi sei un bonghettista. Volete improvvisare qualcosa per gli amici che stanno guardando in diretta adesso? Improvvisate qualche, non so, un qualcosina, dai. Mettetevi qua, un jingle bell,
natalizio, dai, un jingle bell natalizio. Un bello rock, bel jingle bell rock, lo intonano per voi che siete a casa, che state guardando questa diretta. Ci mettiamo qui, ecco, ve li faccio godere dal vivo in questo momento. Pronti? Siamo pronti, vai, 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 vai. 3, 2, 1. Grazie, con una guest star, Babbo Natale con noi, Babbo Natale, che lo troviamo non solo qui, ovunque in tutto il mondo. Per un Natale rock a tutti, un saluto. Buon Natale, grazie. Un saluto, grazie. Qui abbiamo Domenico Ferreri che vuole ovviamente ricordare l'appuntamento che si sta tenendo oggi in quest'ambito per la Lusmail, rappresentante ufficiale. Beh, cosa dire agli amici che ascoltano questa bella manifestazione? Stiamo ancora vivendo questa emozione, perché comunque regala sempre emozioni stare insieme, condividere qualche momento, e penso che sia stata positiva. Io penso sempre positivo, quindi per me va bene tutto. Sì, Natale è bello, e quindi ringraziamo Vittorio Cassinisi per la sua disponibilità, per il suo lavoro, come sempre alla perfezione, molto molto presente, anche i presenti che hanno partecipato, tutti i bambini hanno giocato, ora degustiamo qualcosina, regaliamo qualcosina ai bimbi e poi tutti a casa, alle nostre famiglie. Grazie a tutti. Sarà sicuramente un altro bel momento quello dei regali, quindi adesso io vi rilascio ancora un po' le immagini, perché stanno facendo ancora delle altre discipline. Volley, da questo lato c'è il volley, guardate, qui abbiamo anche l'istruttrice del volley che si sta, vogliamo conoscere l'istruttrice, come si chiama? Ciao, sono Marta. Ciao Marta, cosa stanno facendo questi ragazzi adesso? Stanno divertendo. Lo vedo perché si stanno divertendo tantissimo. Sì, stiamo lottando contro sto vento, però ci stiamo divertendo. Scendere per strada a fare queste iniziative bisogna farle un po' spesso. Assolutamente sì, è la prima volta alla quale partecipo, diciamo, quindi anzi vi ringrazio, diciamo, per averci coinvolto. Diciamo che è un buon inizio. Assolutamente sì, grazie. Ne faremo delle altre, ci terremo in contatto e magari Fortitudo sarà grazie, presente. Sempre presente. Come sempre, grazie alla Fortitudo. Qui abbiamo anche i nostri amici che stanno facendo scherma, ecco, guardate cosa sta accadendo in questo momento. La scherma Trani che fa scendere in strada, per strada, anche i cittadini stessi che vogliono provare a gestire un po' questa bellissima disciplina quale la scherma. Scherma Trani ovviamente si allena presso la parrocchia Spirito Santo. Qui salutiamo gli altri cittadini. Qui abbiamo gli amici del Duo Scherzoso, ragazzi del Duo Scherzoso, dove stanno? Dove stanno siamo gli amici qua, del Duo Scherzoso? Qua, venite un po' qua che ci mettiamo un po'. Ecco, il Duo Scherzoso che ha partecipato a questa prima edizione del Rio Limpesta. Cosa vogliamo dire ai nostri amici che hanno seguito, che stanno seguendo il vostro canale? Che ci siamo divertiti, speriamo che sia bella serata. Speriamo che in molti ci seguiate su YouTube con il Duo Scherzoso e niente.